relazione che capiamo ancora una volta come noi siamo una eccezione in Europa e nel mondo, diciamo, e quindi possiamo coltivare ancora questa nostra identità andando verso la catastrofe e aspettando, insomma, che qualche cosa, qualche Deus ex machina ci possa salvare. Ora do la parola a Francesco Silosso Labini, che nel contempo sta sistemando il... Scusate una cosa sola, da domani, no, forse dall'inizio della settimana prossima, i dati con anche la parte numerica e non solo i grafici saranno in rete nelle mie pagine web, quindi chiunque fosse interessato ad approfondire i numeri li potrà trovare lì. Bene, allora Francesco Silosso Labini, Istituto dei Sistemi Complessi, ci parlerà perché dobbiamo pagare uno scienziato se facciamo le scarpe migliori del mondo. Famosa frase che ora ci spiega chi l'ha detta. Ecco, infatti, una famosa frase che ha detto appunto l'ex presidente del Consiglio quando nel 2009 o 2008, quando è stato, spiegava, diciamo, perché c'erano i tagli di bilancio all'università e alla ricerca in Italia. Diceva, beh, effettivamente, ma a noi che ci servono questi scienziati? Questa sembra una domanda un po' così triviale, e lo è, però ha un suo perché, nel senso che, ok, proviamo a rispondere a questa domanda, perché questa domanda in realtà è dentro la testa di tantissime persone. Allora, io cercherò di dare qualche risposta. La risposta che mi piace di più direi che sia questa, no? Io sono un fisico, quindi citerò fisici prevalentemente. Allora, come diceva Feynman. Ah, forse no, sai cos'è questo qua? Qual è stata la scoperta più importante del XVIII secolo? Sono le equazioni di Maxwell. Non perché sono belle, ma perché sono importanti per descrivere i fenomeni elettromagnetici. E qualsiasi altro avvenimento sarà dimenticato rispetto alla grandezza di queste equazioni. Lo stesso discorso si può fare per qualsiasi, diciamo, evento culturale, no? Possiamo pensare all'arte, a qualsiasi altra cosa, no? Queste sono le cose che rimarranno, che identificheranno i secoli, eccetera. E questa è la parte, secondo me, più affascinante della cultura e di quello che facciamo, insomma. Però siamo nell'epoca del neoliberismo, nell'epoca della crisi economica, e quindi dobbiamo dare delle risposte che in qualche modo insomma, convincano i famosi taxpayers che i soldi investiti in ricerca e istruzione sono soldi ben spesi. Allora, c'è un contributo molto bello di Sheldon Glashow, che è anche un premio Nobel per la fisica, in cui appunto metteva in risalto perché la ricerca fondamentale, no, è importante, che quale cosa ha dato? Certamente il fatto è che ha dato delle cose con un intervallo di tempo, no? Da quando è stato investito, da quando è stato fatto l'investimento e quando c'è stato il risultato, che è un po' lungo, chiaramente troppo lungo per essere aspettato da un politico medio, diciamo. Lui fa vari esempi, per esempio il World Wide Web, i computer, la crittografia. Queste sono tutte quante degli avanzamenti tecnologici generati da scoperte della ricerca di base, no? Per esempio il GPS funziona grazie alle equazioni di campo di Einstein, cioè le correzioni relativistiche, e poi chiaramente ci sono tutte le varie applicazioni mediche, la superconduttività ad alta temperatura, e anche altre applicazioni, diciamo, degli isotopi. Però dice, interviene l'ex presidente della Commissione Cultura, dice, vabbè, ma queste cose, insomma, li fanno i paesi di serie A. Noi siamo un paese di serie B, di serie C, ma non è che possiamo permetterci di andare a fare queste cose, insomma. Li facessero gli altri e noi al limite li utilizzeremo. Effettivamente il problema è perché dobbiamo pagare, non so, un astrofisico, che è quello che sono io, se il nostro obiettivo è produrre delle scarpe, no? Infatti, come diceva De Rita, il presidente del Censis, studiare troppi anni non serve a nulla, no? Che tragedia che. Sì. Sì, infatti, ecco.
No, infatti appunto per questo la domanda di Berlusconi non è una domanda isolata di un personaggio buffonesco, è diciamo una linea di pensiero che si è sviluppata da sempre, diciamo, è dentro la testa delle classi dirigenti. Allora, per capire diciamo in che senso l'investimento, secondo me, l'investimento in ricerca è importante da parte dello Stato, bisogna capire il concetto di rischio. Concetto di rischio nella ricerca, no? Allora, il problema è questo: che cos'è la ricerca? È andare dritti per un'autostrada con qualcuno che dice ecco, là c'è la scoperta, là c'è l'eccellenza, oppure andare dentro una foresta vergine che non si sa il percorso? Questa è la domanda, no? Di fondo, alla fine, anche di fondo tutta la questione della valutazione. Allora, c'è un articolo interessante, dice, di questo astrofisico che si è reso conto del problema, dice, si è reso conto del fatto che i giovani stanno andando troppo verso il mainstream, che nessuno prende l'iniziativa di fare delle ricerche innovative perché sono rischiose, no? Dice, bisognerebbe un pochettino diversificare l'investimento, un po' di ricerche mainstream perché non si sa mai, un po' si rischia. Allora uno ha il proprio portafoglio accademico e fa diciamo questo gioco come se uno dovesse fare degli investimenti. Vabbè, questa è una visione un po' naive secondo me, perché non funziona così, nel senso che quando uno fa una ricerca, appunto, non è che sta lì a dire faccio questo per mezz'ora, faccio quell'altro per un quarto d'ora. E comunque qual è il problema? Il problema c'è cioè un problema strutturale, che è quello appunto come ha detto prima Moretti, di premiare l'eccellenza. Cioè, se uno vuole premiare il 5% dei progetti che vengono inviati, no? Cioè, fa secondo me un errore concettuale gigantesco, perché il massimo che può fare oggi è premiare l'eccellenza di ieri, ma il problema di oggi non è premiare l'eccellenza che è già consolidata, ma è premiare l'eccellenza di domani. E qual è l'eccellenza di domani? Ecco, questa è la domanda. E come si fa a premiare l'eccellenza di domani? Chiaramente qual è il punto fondamentale? È che bisogna accettare la diversificazione, no? Cioè si hanno questa idea, diciamo, bisogna fare il darwinismo sociale, il grande mangia il piccolo, ma darwinismo sociale è chi vince, chi si adatta all'ambiente e si adatta a chi si diversifica. Allora, se uno va a vedere, appunto, basta avere un minimo di cognizione di storia della scienza, no? Probabilmente le basi, non so, però d'altronde se uno parla per slogan ideologici non c'è proprio discussione. Se uno va a vedere, non so, un articolo, per esempio quello di Lorenz che sta all'origine della cosiddetta teoria del caos, da quando è stato scritto a quando poi la gente se ne è accorto sono passati 15 anni. Se uno va a vedere una cosa più recente, i due che hanno preso il premio Nobel nel 2010 sul grafene, lì ci sono sulla parte di sinistra gli articoli, sulla parte di destra le citazioni. Allora uno vede che gli articoli più o meno nel 2005, quando loro hanno fatto questa scoperta, chi erano questi? Erano degli onesti lavoratori, nel senso erano due persone brave di un campo con un po' di citazioni che neanche si vedono in quella scala perché ci avevano qualche centinaio di citazioni l'anno. Dopo il 2005, nel 2007 circa, questi tra l'altro sono stati fortunati perché in generale non funziona così, cioè c'è un intervallo di tempo molto più lungo, il numero di citazioni è esploso. Allora qual è il problema? Il problema non è andare a dare i soldi a un progetto fatto da queste persone nel 2010, quando hanno una crescita esponenziale delle citazioni, il problema è darglielo nel 2005, quando sono esattamente dei normali ricercatori che fanno i propri progetti. Quindi ci sono varie strategie, no, per dividere la torta. Ideologicamente parlando c'è la strategia numero uno, che è quella dell'eccellenza, perché il pesce grande mangia il pesce piccolo, quindi io voglio puntare a avere solamente il top. Qual è il controeffetto? Il controeffetto è che uno finanzia il 5% e il resto del 95% in Italia soprattutto non è proprio messo in condizione di lavorare. Cioè siamo in una situazione assurda. Dietro che c'è questa ideologia terrificante per cui la competizione aumenta la produttività, ma questa è sbagliato, la competizione aumenta la produttività fino a un certo punto, se uno insiste troppo fa l'effetto contrario. Quindi qual è la seconda strategia? La strategia è la diversificazione e quindi diversificare il rischio come negli investimenti, no?
uno si può chiedere anche più, diciamo, quantitativamente, se conviene dare maggiori finanziamenti a pochi gruppi o minori finanziamenti a più ricercatori. Chiaramente ci sono dei campi che richiedono grandi investimenti, non so, pensiamo al CERN, eccetera, lì non è quello il punto. Il punto è se la ricerca fondamentale, eccetera, uno deve puntare a centrare oppure puntare a diversificare. Allora, ci sono degli studi, per esempio questi qua sono due canadesi che hanno fatto uno studio sui dati e loro concludono, vedendo gli score, cioè vedendo come sono stati i risultati dei soldi investiti in termini di citazioni, in termini di articoli pubblicati, eccetera, che le strategie più efficienti sono quelle che mirano alla diversità piuttosto che all'eccellenza, cioè all'accentramento. Quindi appunto abbiamo questi due modelli differenti, la diversificazione e la concentrazione. Ok, adesso vi racconto in brevissimamente una ricerca che sto facendo ora. Io sto prendendo i dati Scopus nei diversi settori e sto vedendo, diciamo, i paesi che strategia hanno adottato, i paesi, diciamo, tutti i paesi. Allora, se c'è una tendenza verso la concentrazione, cioè ogni paese si concentra su un solo, pochi settori scientifici, la situazione dovrebbe essere questa qui. Quello che invece viene dai dati è questo tipo di distribuzione, quindi significa che i paesi sviluppati sono quelli in alto e fanno tutto, i paesi, diciamo, poco sviluppati sono quelli che invece sono molto più specializzati, perché non possono permettersi di fare tutto. Quindi, come nei sistemi biologici, è la diversificazione che realizza la stabilità e la competitività a lungo termine, no? In un ambiente così mutevole come la ricerca internazionale. Ora, vediamo adesso la connessione con l'innovazione. Allora, la connessione con l'innovazione è spiegata benissimo in questo libro che vi consiglio di leggere, Lo Stato Imprenditore, sarà tradotto in primavera con la terza, in cui il concetto è la mano visibile invisibile che guida le forze del mercato non si sa come è invece molto visibile. Allora, partiamo da quando Steve Jobs stava nel garage, no? Che c'aveva una piccola e media impresa, non lo so, una piccola impresa. Adesso è diventato un'icona, no? di quello che uno dovrebbe fare nell'imprenditoria. E come lo Stato ha aiutato i prodotti, per esempio l'iPad, no? Allora, se uno va a vedere dietro l'iPad cosa c'è, uno può mettere in ogni componente dell'iPad la freccetta con la grant della National Science Foundation che ha dato luogo a quella scoperta che è stata utilizzata per fare l'iPad, no? Mico Disco Rigido non è solamente National Science Foundation, è anche in Francia. Poi, insomma, altre cose, il multitouch, eccetera. Sono tutti soldi pubblici, alcuni sono per quelli della difesa ovviamente in America, ma non sono così cruciali. Allora, qual è il successo dell'Apple? Il successo dell'Apple è riconoscere le tecnologie emergenti, integrarle nei prodotti che siano orientati alla soddisfazione degli utenti. Quindi in un certo senso è innovare senza spendere, infatti loro hanno una spesa per ricerca e sviluppo rispetto alle vendite che è molto bassa. Perché chi è che si prende il rischio della ricerca? Lo Stato. Che chiaramente per ogni ricerca di successo ce ne sono tante che falliscono, perché questo è il gioco, insomma. Quindi lo Stato ha un ruolo chiave come investitore, perché può permettersi di rischiare, questo rischio produce innovazione e questa innovazione produce e crea i mercati del futuro. E se vediamo per esempio l'andamento del PIL pro capite, no, negli Stati Uniti, questo qui è l'investimento governativo negli Stati Uniti, sono 40 miliardi di dollari, anche di più, all'anno. Il paese della mano invisibile. Invece questo qui è l'andamento del PIL pro capite, normale, cioè chiaramente in maniera che ci sia dati corretti per i differenti valori del denaro, e si vede che c'è questa crescita esponenziale. Cos'è che ha prodotto questa crescita esponenziale? Diciamo l'innovazione tecnologica, questo è il punto. Poi chiaramente una crescita esponenziale in un mondo finito non è possibile, ma uno comunque
non può che non riconoscere qual è il valore della ricerca. Appunto, quindi come si può porre da un punto di vista dell'investimento statale la questione? Diciamo, il segreto del successo degli Stati Uniti sta nel parlare come jeffersoniani, in cui appunto si vuole limitare l'intervento dello Stato, ma agire come hamiltoniani, in cui effettivamente lo Stato ha un grande ruolo. In questa maniera il rischio della ricerca è socializzato, ma il vantaggio è privatizzato. Quindi diciamo che alle aziende, no, non è che proprio gli dica male, invece di andare verso il basso dicendo ma noi non abbiamo aziende tecnologiche, ci servono solamente geometri, uno può pure vederla in una maniera un po' più intelligente. Quindi come questa frase di Keynes mi sembra molto appropriata, no? La cosa più importante per un governo non è quella di fare le cose che gli individui stanno facendo già per farle un po' meglio o peggio, ma di fare quelle cose che al momento non si fanno affatto, appunto questa idea di creare i mercati del futuro. Adesso vediamo qualche numero. Questo qui è un numero dell'investimento in ricerca sulle asciste, sulle ordinate, il numero di scienziati e ingegneri, e la palla è proporzionale a quanto è il PIL di ogni paese, no? Vediamo che ci sono tre gruppi, ci sono i gruppi avanzati, i paesi industrializzati che stanno sopra, poi ci sono i paesi, diciamo, che stanno un po' peggio, e poi ci stanno i paesi, diciamo, in via di sviluppo, di cui ormai l'Italia, diciamo, appartiene. D'altra parte, se uno vede questo ho già fatto vedere di Nicolao stamattina, se uno vede qual è l'efficienza, diciamo, del sistema italiano, cioè comunque i soldi investiti in università e ricerca, se sono investiti bene rispetto agli altri paesi, diciamo, non c'è di granché di lamentarsi, cioè non è quello il problema. Questi sono dei dati recenti, volevo far vedere dei vincitori di ERC, e insomma questi progetti sono stati vinti più di tutti dai tedeschi, ma gli italiani anche sono andati molto bene, e questo è un dato molto interessante, anche perché gli italiani, i ricercatori italiani sono un terzo dei ricercatori tedeschi, okay? Quindi questo l'abbiamo già visto, l'Italia spende molto poco e il numero di ricercatori rispetto agli occupati è tra i più bassi in tutto l'OCSE, si sono dati OCSE. Quello che abbiamo purtroppo è una spesa in ricerca e sviluppo delle imprese che è chiaramente risibile rispetto agli altri paesi cosiddetti competitori, no? E anche le imprese hanno pochissimi ricercatori rispetto agli occupati. Un altro dato terrificante è questo qui, le frecce verdi sono quanti ricercatori entrano in un paese, le frecce arancioni quanti ne escono. Ecco, vediamo che l'Italia è praticamente è il paese messo peggio di tutti, pure messo peggio dell'India, mi sembra che sta lassù. Sì. C'è una forte emigrazione, ma quasi un'immigrazione ridotta a zero. Qualche idea per il futuro? Allora, abbiamo visto, diciamo, questa idea di Berlusconi non sembra un granché vincente, però questa qui è l'idea, secondo me, da confutare a livello dell'opinione pubblica, perché questa idea è radicata, purtroppo, perché viene divulgata circa ogni giorno dai maggiori quotidiani di questo paese. Infatti la ritroviamo poi rappresentata ai massimi livelli, per esempio da Guido Possa, che probabilmente non a caso vendeva scope elettriche insieme a Berlusconi all'inizio della carriera. Ci sono idee stravaganti come questa di Zingales, che ricordiamolo è uno degli economisti di riferimento del nuovo Presidente del Consiglio, almeno del Presidente del Consiglio incaricato, e lui dice vabbè, ci sono 1,4 miliardi di cinesi, 1,4 miliardi di indiani che vogliono vedere Roma. Dice, noi non abbiamo un futuro nelle biotecnologie perché le nostre università non sono a livello, però abbiamo un futuro nel turismo. Eccola, questo è andato a Chicago, è il grande economista della scuola di Chicago, praticamente è una chiacchiera da bar che possiamo sentire, cioè, devo dire anzi, parlando con il fruttivendolo del mercato qua di San Lorenzo, diciamo, era un pochettino meglio il livello. Allora, qual è il punto? Il rischio nella ricerca richiede diversificazione, adattabilità, cioè uno deve essere adattabile ai cambiamenti,
e cooperazione, perché la ricerca è un fenomeno sociale, quindi richiede una grande cooperazione tra persone anche di competenze diverse. E per esempio una cosa che mi piace tantissimo di Rowers è proprio quella, vedere le competenze di persone diverse, no? Che comunque stanno lavorando insieme a un progetto che è quello di, così, di discutere dell'istruzione superiore, dell'utilità della ricerca, no? E io vedo proprio giornalmente che imparo tantissimo da Alberto che è economista, dai miei amici giuristi eccetera. Quindi è un quadro più come una rete interconnessa in cui ci sono diversi livelli di competenze, piuttosto che costruire la cattedrale nel deserto, no? E poi è un'idea completamente pesa, facciamo un'università che sta nelle prime 10 al mondo di ottica, non so, di oftalmologia a Milano, e poi se uno si fa rompere un piede a Catania che fa? Cioè questa è la domanda, no? Che uno si deve porre. Chiaramente l'investimento in ricerca richiede tempi lunghi e questo è il problema. Il problema è come faccio a raggiungere il lungo termine se non sopravvivo nel breve? Come faccio a impegnarmi in un progetto di ricerca impegnativo e rischioso che magari mi prenderà 10 anni se tra 6 mesi non mi rinnovano il contratto? Cioè questo è il problema. Quindi come si risolve questo problema? Assumendo la gente e non martoriandola, facendogli compilare nonsense per fare della valutazione completamente inutile, no? La valutazione si fa per esempio sui progetti. Si facessero dei PRIN con il triplo e il quadruplo dei soldi, i progetti PRIN vengono valutati, si accetta il 20-30%, non il 5%, perché negli ultimi anni il PRIN il 5% è stato. Allora il 5%, cioè che senso ha? Se uno per esempio prende 58 su 60 non vince, 59 su 60 vince, ma che cosa vuol dire un punto su 60? Ma cioè è 0-1, allora facciamo un'estrazione a sorte e facciamo prima, insomma, no? Quindi invece non è che uno è contro la valutazione non vuol dire nulla, io sono stato assunto, sono stato valutato, vengo valutato tutti i giorni, scrivo gli articoli scientifici, no? Il problema è fare una valutazione che serva a qualche cosa. Soprattutto che serva a non limitare la libertà di ricerca, che è la cosa principale secondo me, che è il grande problema dell'AMVUR, è quello, non nella fisica ma in altri campi. Quindi il rischio, per gestire il rischio dell'innovazione, no? Quindi non è tanto il problema tra ricerca applicata e ricerca fondamentale, questa è una maniera, diciamo, misleading di porre la questione. Il vero problema che uno deve affrontare è come faccio a gestire in maniera intelligente il rischio intrinseco che c'è nella ricerca scientifica e nella ricerca fondamentale, perché la gestione di quel rischio è quello che può dare una ricaduta positiva anche tecnologica, no? Allora in questo ci vuole la mano visibile dello Stato, che deve vedere l'investimento in ricerca come vede la costruzione di ponti, ferrovie, magari non la TAV, che sono delle condizioni, diciamo, che servono per creare le condizioni necessarie, ma chiaramente non sufficienti per lo sviluppo economico e civile di un paese. Quello che, come diceva Paolo Rossi prima, vero problema italiano oggi è, diciamo, impersonificato dal mito di Ficenia, cioè le nuove generazioni sacrificate sull'altare dell'austerità, come diceva una nostra collega a Barcellona. Che è quello che sta avvenendo non solamente in Italia, ma anche in Grecia, in Spagna, in Portogallo, è proprio questo. Le nuove generazioni sono sacrificate per un nonsense, perché tanto questo sacrificio non servirà a niente se uno non investe in ricerca e innovazione, se uno non fa una politica industriale, saranno vite sprecate oltretutto. Oltre che chiaramente vite distrutte, ma anche in maniera completamente inutile. Quindi questo qui è secondo me è lo spread italiano al momento più importante. Grazie. Allora, dopo questa relazione che ci ha fatto capire molte cose, in particolar modo quello che significa effettivamente fare ricerca, e basta leggere qualunque manuale di storia della scienza perché uno queste cose le sa, soltanto i nostri politici non le sanno. Io volevo citare anche un'altra frase di Berlusconi, che ha detto una volta, dice: ma che bisogno c'è di fare tanti brevetti se li possiamo acquistare all'estero?
quindi sai che è un'altra frase che insomma famosa oltre a quelle delle scarpe. Però direi che il discorso che fai tu mi è piaciuto molto questo qui della premiare l'eccellenza, non l'eccellenza di oggi, ma si doveva premiare l'eccellenza che era in passato e che evidentemente non si riconosceva come eccellenza perché ancora non c'era come eccellenza. Questo mi fa pensare che il problema fondamentale non è quello di investire sui prodotti come oggi si fa, no? E quindi valutare i prodotti, ma la cosa più importante sarebbe quello di valutare le persone. Cioè le persone che entrano all'interno del sistema della ricerca scientifica e che entrano in base a delle qualità che hanno dimostrato nel corso della loro preparazione, che comincia sin dalla scuola secondaria superiore e prosegue poi anche all'interno dell'università. Ma questo qui appunto è un discorso di squassamento complessivo del sistema e della filiera dell'educazione in Italia e quindi insomma ci porterebbe troppo lontano.